Sì, grazie, grazie Carmine per la linea. Ci troviamo qui a Pineto alla vigilia del match di recupero di Materica, recupero della seconda giornata di ritorno, in compagnia del presidente del Pineto, naturalmente Silvio Brocco, che naturalmente salutiamo e ringraziamo. Grazie presidente, grazie, lei grazie, è sempre grazie. Molto disponibile con noi e ci fa enormemente piacere. Ti ringrazio di questo. Presidente, allora, partita importante come lo sono tutte, però è chiaro che affronterete la vice capolista di questo campionato. 51 gol fatti da parte del Materica, attacco più prolifico, insomma ci si può provare? Ma noi ci proviamo come tutte le partite, poi c'è che quando giochiamo fuori casa forse ci esprimiamo un pochino meglio rispetto a noi in casa. Però Materica sarà veramente un bel incontro, perché loro sono una squadra molto potenziata, hanno i presupposti per far bene come l'anno scorso, e quindi per noi è un onore, un orgoglio fare il risultato a Materica, speriamo bene. Tra l'altro il Pineto in questo momento è ai margini dei playoff, però è in ripresa, no? C'è stata questa bella vittoria di Sant'Arcangelo, perché è arrivata in rimonta dopo un primo tempo non proprio strabiliante, diciamo così. Sì, è stato un primo tempo un po' quasi voluto, perché mancando De Cardini a centrocampo l'allenatore quindi aveva predisposto una formazione che poi ha dovuto ritoccare necessariamente. E da lì è scaturito poi una vittoria limpida, tranquilla, giocata bene da tutti i ragazzi. Una vittoria di carattere, no? Del carattere. Sì, una vittoria che ci speravamo che fosse così, e poi alla fine un grande applauso ai giocatori e a tutti quanti. Tra l'altro il decimo successo stagionale, se non vado errato, per il Pineto in piena corsa playoff. Tra l'altro, in caso di vittoria, noi l'auguriamo alla squadra di Daniele Amaolo, il Pineto aggancerebbe addirittura il quarto posto occupato dalla San Giustese, perché le squadre sono tutte lì, presidente. Ma diciamo che adesso viene la fase più bella del campionato, ecco. Diciamo che tante squadre risentono di infortuni, di mancanze, ma è ovvio, immaginate la preparazione che comincia già da metà luglio. È chiaro che i ragazzi hanno poi delle conseguenze fisiche, muscolari, normali, e si affrontano poi temperature più rigide, quindi con il ritorno di temperature più miti, con il ripristino delle strutture muscolari, con il rientro dei cardini, perché ogni squadra sicuramente ha un'ossatura, un'ossatura portante che poi li fa star bene in campo. Se vengono a mancare dei pilastri, poi certo, si fa più dura, insomma. Per i ragazzi poi è più dura anche nel comprendersi in mezzo al campo. Non c'è alcun dubbio. Tra l'altro vorrei ricordare, Carmine, sono assenze pesanti quelle cui dovrà ovviare appunto il tecnico Daniele Amaolo, elementi davvero importanti, cardine come diceva il presidente Brocco, perché sarà assente Amadio, assente lo stesso Mazzei, ma si è aggiunto proprio nella giornata di ieri Ciarcelluti, no. Quindi insomma. Questo ci dispiace, quello che dicevamo prima, cioè questi stiramenti, questi strappi, questi traumi muscolari sono dovuti sicuramente ai carichi di lavoro che hanno, perché qui di dilettantismo ormai non c'è più niente, perché quando una squadra si allena 5 su 7 giorni, poi la domenica gioca, quindi hanno solo un giorno di riposo. Assolutamente. Quindi ci può stare tutto. Ci può stare tutto. Ricordiamo anche che Materica Pineto è stata la finale playoff dello scorso 20 maggio. Sì, 20 maggio, sì, dell'anno scorso. Sì, sì, è stata anche lì una bella partita. Forse è andata bene così, anche perché loro avevano acquisito sicuramente un punteggio in classifica superiore al nostro. Noi venivamo da una partita entusiasmante da Vezzano. Diciamo che noi eravamo più che soddisfatti dell'obiettivo raggiunto, della posizione in classifica raggiunta. Non dimentichiamo che con la partita di Vezzano abbiamo conseguito 60 punti, quindi il Pineto che riaffrontava per il secondo anno la Serie D, 60 punti non era stata mai fatta storicamente.
Chiudiamo ricordando che il presidente del Pineto Silvio Brocco ha anche una grande passione per la musica, ha una band con amici, no? Ormai da tanti anni, Le Ombre, se non vado errato. Sì, Le Ombre. E lui è batterista. Sì, complimenti, ci provo, per questa passione, presidente. Ci prova, quindi. È una passione che abbiamo da tanti anni, eravamo ragazzini, quindi l'abbiamo ripresa e questo ci fa enormemente piacere perché veramente gratifichiamo chi ci ascolta. Abbiamo delle platee molto, molto importanti quando suoniamo, quindi la nostra musica è apprezzata, anche perché è un revival degli anni 60-70 e sinceramente non vedo altri gruppi che fanno, che suonano con quel sound di allora. Suonano in un altro modo, però a chi piace la musicalità degli anni 60-70 sicuramente questo veramente è un bel piacere, anzi l'invito ad ascoltarci. E sta pensando magari a un motivo in caso di successo domani in Materica, qualcosa no, di particolare? No, suoneremo sicuramente meglio sabato sera qui vicino, qui, dove faremo una serata di solidarietà per bambini disabili, e questa è la cosa che a me mi riempie di gioia, perché tutto il ricavato va a loro. È una finalizzazione veramente umana, bella, che mi piace moltissimo, quindi finalizzare la propria esistenza su questo pianeta per lo sport, per la musica, per la cultura, per l'insegnamento e per l'educazione, questa è una cosa bellissima. Anzi, approfitto per dirti che mercoledì prossimo giochiamo a Iesi. Giusto, perché c'è il turno. Quindi io devo ringraziare il presidente della Iesina insieme ai loro dirigenti che vogliono che pranziamo insieme, e anche questo è un atto, come dire, di riconoscenza della mia cordialità di quando vengono, e chiaramente loro ci tengono molto a questa, a questo aspetto, questa conviviale di amicizia enorme che a me mi riempie veramente di gioia. Assolutamente, perché lo sport, lo ricordiamo, è correttezza e rispetto reciproco, sì, l'agonismo sul terreno di gioco, poi il triplice fischio dell'arbitro deve necessariamente terminare tutto. Grazie al presidente Grazie voi, del Pineto Silvio Brocco, e soprattutto in bocca al lupo per la partita di domani. Grazie.